Per cui io vedo come non è possibile che 86 dobbiamo ritornare a casa ogni volta per poi ritrovarci al prossimo rinvio che ci si vede un'altra volta giusto 24 ore prima il giorno. È una cosa che non è rispettosa neanche delle comunità che rappresentiamo, perché noi ci siamo in forma privata. E io pensare che ognuno di noi siamo rappresentanti di comunità che dovrebbero avere noi come riferimento, e adesso facciamo un altro rinvio, perché sicuramente ci sarà un rinvio, perché numericamente coloro i quali sono contro, e quindi ci sarà un rinvio. L'invito, e non è polemico, ma vedetevi più frequentemente. La spaccatura interna al Partito Democratico fa slittare ancora una volta l'elezione del nuovo presidente della Comunità del Parco. Un'assemblea lunga e travagliata, quella svoltasi ieri pomeriggio presso il Centro della Biodiversità, alla presenza di 78 sindaci del Cilento e Vallo di Diano, e che si è conclusa con un nulla di fatto. Il PD si è presentato alla riunione diviso tra l'uscente Antonio Radano e il sindaco di Pollica Stefano Pisani. Il centrodestra invece è arrivato compatto sul nome del sindaco di Piaggine Guglielmo Vairo, appoggiato anche dalla Unione dei Comuni Alto Calore. Fatti veloci calcoli, gli amministratori del PD si sono resi conti di non avere la vittoria in tasca, così hanno chiesto all'assemblea una sospensione di 10 minuti per tentare una riconciliazione interna. Noi abbiamo la necessità come Partito Democratico di chiedere all'assemblea una sospensione di 10 minuti. Abbiamo più candidature al nostro interno, vogliamo trovare una sintesi, per cui vi chiediamo 10 minuti sospensiva per consentire al partito di raccontarsi e arrivare, se ci riusciamo, a una proposta unitaria. I rappresentanti del PD hanno lasciato la sala e si sono riuniti in un'altra ala del Centro della Biodiversità, mentre i sindaci del centrodestra sono rimasti nell'aula consiliare. Dopo oltre mezz'ora di attesa, i sindaci del centrosinistra hanno fatto ritorno in sala, l'assemblea è ripresa. Il vice sindaco di Roscigno, Antonietta Salvia, ha presentato la sua candidatura, che si è unita quindi a quella di Radano, Pisani e Vairo. Poi l'annuncio del PD nella persona del sindaco di Bellosguardo, Geppino Parente. Il PD chiede un ulteriore rinvio dell'assemblea per mancanza di sintesi su una pluralità di candidati. Una breve discussione sulla proposta, poi la votazione. L'assemblea è stata rinviata con 36 voti favorevoli, 15 astenuti e 24 contrari. Nulla di fatto, dunque. A 3 anni dalla morte del sindaco Vassallo, i sindaci del Cilento e Diano non sono riusciti a trovare un'intesa. Sono pronto a fare un passo indietro, ha detto Pisani, se il mio nome deve rappresentare un ostacolo, ma dobbiamo fare autocritica e ricordare i ritardi con cui è stata convocata la comunità per eleggere il nuovo presidente. Abbiamo portato all'esasperazione questa vicenda della comunità del parco nel tempo, prima con la mancata convocazione ripetuta richiesta da parte di alcuni sindaci, in modo forte anche sul giornale. Che questo non voleva dire, caro Donino, esautorare. No, aspetta, sono allora stai parlando di cose che non sono assolutamente vere. No, scusa. Che non significa esautorare. Non parliamo di. Tu non puoi dire assolutamente in questa assemblea che non sono state convocate. Io ti ricordo, in base all'articolo del regolamento, di un terzo dei consiglieri può convocare l'assemblea quando la conferenza dei sindaci la può fare ogni momento, l'ordine del giorno. Quindi queste cose io rispetto a te. Ti chiedo scusa, non accetto più. All'indomani tu hai citato il compianto passato. Scusa, ma posso parlare? Pure io sono stato assessore con lui, la comunità montana, se prima c'è il presidente qua, o hai solo tu l'eredità di poter parlare di Angelo Vassallo? Poi non ti consento di nominare. Allora, e che ne hai accusato? Sì. Allora, poi vediamo poi. In tutte le circostanze. Scusa. E le parlature basta. Io non ho parlato. Sì, tu. Ma questo è quello che no, basta.